Perché siamo al parco sotto la pioggia se dobbiamo fare il Park Vibes in palestra? Good morning, good morning, good morning! Bene, iniziamo così. Sotto l'ombrello. Iniziamo così. Il Park Vibes di oggi, che sarà calisthenics in the gym in realtà. Perché siamo al parco sotto la pioggia se dobbiamo fare il Park Vibes in palestra? Perché c'è una sfida interessante qua, lanciata da un certo... come si chiama? By the way, one of the best tips in the world of calisthenics. Che dice che è illegale far calisthenics senza la magnesite. Esatto, metterò anche lui... E quindi... this. You put chalk first of all, it's illegal in calisthenics to have no chalk. If you forget your chalk at home, you go home. And è illegale far calisthenics senza magnesite, bisogna usarla, se non ce l'hai al parco, esatto. Che io non ce l'ho, dovrei andare a casa a prenderla o andare a casa. Vai. Guarda qua. Primo allievo. Secondo allievo. Terzo allievo. Oh, praticamente oggi è un Park Vibes allievi. Guarda, allievi. Gym Edition. Faglielo da davanti, secondo me. Come l'ho caffeggiato. Qui niente, aspettiamo sotto la pioggia. Mangiando una galletta. Ma mi fanno spaccare dal culo le gallette, fra. Vabbè, te la fico nel culo. Big Nash. Dai, digli, parla a Ian Barcigol. It's raining. I do calisthenics. Ma diglielo proprio in faccia. I do calisthenics without chalk. Illegal. Illegal. Oppa. E ormai ce l'ho facile, ma so. Si vede che ci stiamo lavorando bene. Oh, it's illegal. Cazzo, non ho neanche ripreso, ho guardato e basta. Ecco, l'unica roba che dovevo riprendere. Big Nash. Dai. Guarda che comodi là dietro, guarda che si fa il pre-workout. Oh, là sono espandere. Dai che piove. Ah. Pre-pump. Amo. È il dragone. È il dragone. Good old Charlie. Even though she is in love, I am still heartless, yeah. Comunque, discorso serio. Allora, con questo ragazzone, grazie a lui, che ha lanciato un po' la moda, io ho iniziato a fare gli Amon. Devo dire che è un workout veramente soddisfacente.
cioè il pump e anche il fiato ti danno uno stimolo che col cali di solito non fai, perché di solito riposi 2-3 minuti. E quindi non hai il pump come in palestra. Beh, a parte che il pump è micidiale con l'Emom. Sì, ma in più fai anche fiato. Poi c'è il discorso anche della testa, del mindset, eccetera. Ti fa veramente spingere più di quello che pensi. Ti manca solo una skill per completare l'Emom by Manzi. Ma sola. Devi metterti Love Sosa in coda perenne. Beh, se riesco a farlo senza musica. Poi al parco spingo anche di più, quindi